nascondino da soli. Ecco le regole se volete giocare. Avanti, dai, vi sfido a farlo. Occorrente, un animale di pezza che abbia entrambe le gambe e le braccia, riso, tagliaunghie, un coltello, un pezzo di vetro o comunque un oggetto affilato, una tazza di acqua salata o sake giapponese. Dovrete riempire una vasca con dell'acqua. Prima di tutto, date un nome al vostro animale di pezza. Facciamo che avete un orso di peluche e che lo chiamate Teddy. Dopodiché, squarciate Teddy e rimuovete tutta la sua imbottitura, sostituendola con riso e un paio dei vostri tagliaunghie. Finita la trasfusione di riso e quant'altro, dovrete ricucirlo. Usate l'ago col filo rosso e fate in modo che avanzi del filo, così da attorcigliarlo attorno al corpo di Teddy. Sapete, è per renderlo ancora più sinistro di quanto non sia già. Alle 3 di notte, portate Teddy in bagno e riempite la vasca. Tenete Teddy con entrambe le mani ed esclamate a voce alta: per il primo gioco, io, dite il vostro nome, starò sotto. Ditelo 3 volte e mettete Teddy in acqua. Adesso dovrete correre per la casa e spegnere tutte le luci. Siete autorizzati a tenere la TV accesa, ma solo su un canale statico, ovvero dove non ci siano programmi. Chiudete gli occhi e contate fino a 10. Quando avete finito, aprite gli occhi e prendete il coltello o qualsiasi oggetto abbiate scelto e tornate in bagno. Dite: ho trovato Teddy! E procedete a pugnalarlo col coltello. Congratulazioni! Avete vinto il gioco! Il prossimo passo inizia con la frase: ok, adesso Teddy sta sotto. Lasciate l'orso col coltello dentro, nel bagno. Che sia in acqua o a terra non ha importanza. E velocemente, le istruzioni dicono velocemente, correte fuori dal bagno e nascondetevi tranquillamente. So che sembra strano, ma le istruzioni dicono tranquillamente. È importante che qualsiasi cosa facciate, siate sicuri di avere la vostra tazza di acqua salata o sake con voi nel posto in cui vi nasconderete. Gli armadi sono ottimi nascondigli, perciò facciamo che siete nell'armadio. Statevene lì ad aspettare e ad ascoltare. Si dice che succedano molte cose strane. A parte i suoni, passi e oggetti vengono mossi, la gente dice di aver sentito odori orribili, cambi di temperatura, che la TV si spenga o che il volume cambi in maniera drastica. Alcuni dicono che si sono sentiti toccare o spingere, altri che i loro animali domestici abbiano dato di matto. Qualsiasi cosa accada, state nascosti più a lungo possibile, fino all'alba. Il rituale finale è estremamente importante. Non potete semplicemente uscire dall'armadio al sorgere del sole e annunciare di aver vinto. Diciamo che è ancora buio, qualcosa vi ha spaventati e volete finire il gioco. Tenete in bocca più acqua salata o sake che potete. Non ingoiatela e andate in bagno. Non presumete che Teddy sia ancora lì dove l'avete lasciato. Ci sono persone che hanno trovato sia lui che il coltello rimossi, o che non li abbiano più trovati. Continuate a cercare finché non trovate Teddy. Una volta trovato l'orso, sputate l'acqua o il sake addosso a lui
e dite tre volte «Ho vinto!». Questo conclude quasi il gioco. Come precauzione finale, è obbligatorio che voi bruciate l'animale di pezza che avete usato. Anche se il gioco è finito, ci sono persone che hanno detto di essersi ammalate, hanno avuto qualche tipo di incidente o hanno continuato a sentire la presenza di qualcuno o qualcosa. Oh, e un'altra cosa importante è che non dovete giocare mentre c'è qualcun altro in casa. C'è la possibilità che essi vengano trovati al posto vostro. E potrebbe succedere loro qualcosa di terribile. Dovete essere da soli in casa per giocare.